E adesso le conclusioni di Vivian Roque del Partito 4 Stelle. Grazie. E grazie ai miei colleghi candidati. Subire una lezione è dura. Ora so che cos'è una tariffa d'esportazione. E questo conferma che a una donna non viene perdonato nemmeno un errore. Oh, non farlo. Ci hanno insistentemente chiesto le strategie, le politiche. Sono stata accusata di essere vaga. Io penso di essere, semmai, cauta. No, sono spaventata, sono terrorizzata dalle dimensioni della missione che mi si prospetta. Avete mai visto uno di questi? Sono apparsi in TV, importati illegalmente da Taiwan. Lo consegnerò alla polizia quando uscirò di qui, ma per chi di voi non ne fosse a conoscenza, questo si chiama Blink. Un Blink è un'arma creata dai cyberterroristi e fa così. Blink. Neutralizza ogni dispositivo online nel raggio di 30 metri. Messo tutti i dispositivi offline. Signore, mi Non ascolti. Sto parlando e se non riesce a stare senza il può farlo. È cellulare per assurdo. 5 Non può minuti mentre farlo. parliamo È faccia a fuori faccia legge. da Non esseri ne ha il umani, diritto. allora Non a che può. serve la mia dimostrazione? Perché io andrei oltre. Io legalizzerei il Blink. Darei uno di questi a ogni genitore, ogni insegnante, ogni scuola. Attiverei il Blink in ogni classe, ogni casa, ogni giorno. Perché? Ve lo spiego subito. Ho preso il cellulare della mia figlioccia. Lei ha solo 6 anni. Lei ha soltanto 6 anni. E sapete che cosa ho visto nel cellulare di una bambina che ha solo 6 anni? Nel cellulare di qualsiasi bambina di 6 anni del paese, nel cellulare di qualsiasi bambina e bambino di 6 anni dell'intero mondo civilizzato, ho visto questo. Questo è contro le regole. Non abbiamo il permesso di usare supporti visivi. Fatene una ragione, Stan. Questo è indecente sui cellulari. Guardate! Guardate, perché quello che vedono i nostri figli, pornografia che scorre tutti i giorni davanti ai loro occhi innocenti. Tu perché ridi? È divertente? I bambini che guardano la pornografia? Complimenti! Incredibile. Vi garantisco, miei elettori, che come vostra parlamentare, a vostro nome, scoverò quei dirigenti spregevoli in California, giganti dell'informatica, individui che trascinerò fino qui. Non per presentarli davanti a una commissione. Li porterò qui per farli giudicare. Li porterò qui per farli processare. Li porterò qui per rinchiuderli. Siete tutti con me? Allora, signore e signori, twittatelo. Tutto.